Sì, allora oggi andiamo sul crude oil, del quale insomma avete già parlato ampiamente fino a poco fa. La strategia è una strategia short ed è dettata più che altro dalla dinamica messa in campo da questo strumento nella giornata di ieri, ovvero un mercato che era stato protagonista insomma di un recupero importante dai minimi in area 81. Dopodiché, però, chiaramente complice il dato sull'inflazione, che insomma, ecco, fa un pochino da preludio a una stretta che si dice maggiormente significativa da parte della Fed, questo mercato ha fatto un doppio massimo in area 88-80. Si può vedere molto bene con un super trend saggio standard su grafico 4 ore, di come abbia proprio sentito questo livello di resistenza in area appunto 88-80, che tra l'altro era il livello di innesco dell'ultimo strappo ribassista, parlo di quello partito il 6 settembre scorso. La giornata di ieri, secondo me, con questo affondo e il retest di area 85, qualche strascico lo ha lasciato dal punto di vista grafico. Per questa ragione operiamo short sul pullback di questa mattina. Il livello di ingresso è a quota 87,50, stop a quota 89,50, 87,50 è il punto di ingresso, 89 è il punto di stop, ovvero poco sotto i massimi di ieri. Mentre il target è un target che lo ricerchiamo poco sotto i minimi odierni, ovvero quota 86.